Piazza di Zeno, scritto tra il 1919 e il 1922, pubblicato nel 1923, è un romanzo strutturato in 8 capitoli, il cui tema centrale non è la storia di un personaggio, ma l'analisi di una coscienza malata, quella del protagonista. I capitoli più corposi della coscienza, a eccezione dell'ultimo che presenta un impianto diaristico, sono concepiti come memorie a tema. Per liberarsi da una nevrosi che condiziona il suo rapporto con gli altri e con se stesso, il protagonista si sottopone alla cura psicanalitica del dottor S., un medico di scuola freudiana, che gli propone come terapia di scrivere la propria autobiografia. Zeno accoglie questo invito e, dopo aver letto un trattato di psicanalisi per capire meglio che cosa il dottor S. si aspetti da lui, riempie una serie di quaderni, rievocando il proprio passato. Ne deriva un romanzo retrospettivo, in prima persona, nel quale la trama si frantuma in vari ricordi a tema, in sé conclusi, benché collegati tra loro. Esaminiamoli in breve. Nella prefazione, il dottor S., l'analista che ha preso in cura Zeno Cosini, spiega che ha deciso di pubblicare le memorie del suo paziente per vendetta, dato che quest'ultimo ha abbandonato la cura. Il preambolo è una sorta di introduzione in cui Zeno dichiara di aver deciso di scrivere dei quaderni autobiografici in vista della terapia. Egli spiega le difficoltà incontrate nel recuperare la memoria del proprio passato e mostra grandi perplessità sull'efficacia della cura a cui si è sottoposto. Il fumo illustra i numerosi tentativi da parte di Zeno di smettere di fumare. Fumatore accanito fin dall'adolescenza, Zeno ha tentato diverse volte di fumare l'ultima sigaretta, ma non è mai riuscito nel suo proposito. Il quarto capitolo, La morte di mio padre, descrive il rapporto conflittuale con il padre, con particolare attenzione agli ultimi giorni di vita del genitore. Zeno traccia un ritratto del padre verso il quale mostra di nutrire un sentimento di odio, nonostante le ripetute dichiarazioni di affetto. La storia del mio matrimonio racconta la vicenda curiosa del matrimonio di Zeno. Dopo aver iniziato a frequentare le tre sorelle Malfenti, il protagonista si dichiara ad Ada, la primogenita, verso la quale nutre un sentimento sincero. Ella però lo rifiuta, per cui Zeno fa una nuova proposta ad Alberta, che declina a sua volta. Egli finisce per sposare Augusta, la sorella che gli piace di meno. In realtà la donna si rivelerà una moglie adorabile, capace di garantirgli una vita coniugale serena. Nel sesto capitolo, dal titolo La moglie e l'amante, Zeno, pur vivendo un matrimonio felice, per noia, tradisce la moglie con una cantante, Carla Greco. Continuamente tormentato dal rimorso, vorrebbe interrompere questa relazione, senza tuttavia riuscirci. Il settimo capitolo, La storia di un'associazione commerciale, racconta dell'impresa commerciale stretta da Zeno con il cognato Guido, marito di Ada, nei confronti del quale il protagonista nutre un'antipatia e un desiderio di rivalsa. Zeno scopre i limiti negli affari di Guido, limiti che portano l'associazione commerciale sull'orlo del fallimento. Quando il cognato muore suicida, Zeno salva l'impresa e restituisce ad Ada, la sorella di Augusta, la tranquillità finanziaria. L'ultimo capitolo, dal titolo Psicoanalisi, è costituito dalle pagine di un diario e chiude la cornice aperta dalla prefazione e dal preambolo. È il 3 maggio 1915. Zeno, dopo mesi di cura psicanalitica, si sente peggio di prima. Il dottor S. gli ha diagnosticato il complesso di Edipo, ma Zeno è scettico e decide di sospendere la terapia. In furia la guerra, Zeno si mette in affari e, dopo brillanti successi, si convince da solo di essere sano.